Mi ha sempre detto che avrebbe voluto trasferirsi, ma non pensavo sarebbe successo in questo modo. Un po' di paura, da quando a inizio estate ci siamo separati, e avrei voluto custodire io il passaporto di Ethan, ma lui non me l'ha permesso. Ora chiedo solo che mio figlio torni a casa. È questo l'accorato appello di Claudia Ciampa, 43 anni, la mamma che sta lottando per capire dove sia stato portato il suo piccolo Ethan, di soli 7 mesi. L'ultimo contatto fisico con il piccino è avvenuto il 30 agosto scorso. La donna, originaria di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, si trovava in vacanza in Puglia, quando l'ex compagno, padre del bimbo, Eric Howard Nichols, cittadino americano, ha chiesto di trascorrere alcune ore con Ethan. Poi, però, non è più tornato. Padre e figlio sarebbero dovuti rimanere insieme per 2 ore e invece, dal 30 agosto ad oggi, è passato un tempo interminabile. L'ultima immagine che Claudia ha di suo figlio è quella di un bimbo che vede la sua mamma davanti allo schermo di un telefono. Vorrebbe toccarmi. Non ci riesce e piange. Dal 30 agosto, l'unico filo che non si è spezzato sono le videochiamate. Se telefono io, però, il padre non risponde. Poi richiama lui. Ma non riesco a capire dove sono. Eric ed Ethan potrebbero trovarsi in America e da qualche giorno la ricerca di mamma Claudia è seguita anche dall'Interpol e dalle autorità italiane. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, interpellato da mamma Claudia, ha fatto sapere all'avvocato Gian Ettore Gassani, il legale della donna, che l'addetto di polizia presso l'ambasciata di Washington aveva trasmesso il caso attraverso i canali dell'Interpol, segnalando l'importanza e l'urgenza di localizzare al più presto il bambino sottratto alla propria mamma. Inoltre, la scorsa settimana diverse agenzie di polizia degli Stati Uniti hanno avviato ispezioni e perquisizioni nei luoghi che forse sono stati frequentati dal bambino. Gli agenti sono andati a casa degli amici e del fratello di Eric. Ethan è stato anche inserito dalle autorità americane nel sistema di ricerca nazionale, sia interno che di frontiera. Anche il Dipartimento di Giustizia si è attivato nella ricerca del papà di Ethan e l'uomo ora rischia di essere arrestato per il rapimento del bambino. Eric, negli ultimi tempi, secondo quanto riferito da Claudia, aveva espresso il desiderio di tornare in America e, avendo con sé il passaporto del bambino, che ha la doppia cittadinanza, probabilmente è riuscito a raggiungere gli Stati Uniti. Il 30 agosto, quando ha fatto perdere le tracce, dalla Puglia ha preso un volo per Londra e poi, forse, da Londra è arrivato in America. Dopo settimane di appelli in televisione, di manifestazioni e di ricerche, mamma Claudia ha ricevuto anche una comunicazione dagli Stati Uniti da parte dell'ufficio che si occupa di bambini scomparsi, il quale si è attivato per le ricerche. Ha dichiarato la donna: «Per me è importante che stiano indagando. Ethan ha già subito danni fisici e psicologici per essere stato tolto alla mamma. E io non dormo più. Bisogna fare presto». Fonti della Farnesina hanno confermato che la polizia americana in California e Arizona sta battendo i luoghi in cui Ethan potrebbe essere stato portato dal padre. Aggiunge l'avvocato Gassani: «L'importante è trovare il padre. Le sue foto stanno circolando ovunque. È una partita che noi italiani dobbiamo vincere». Intanto mamma Claudia è preoccupata. «Non so nemmeno se lo abbia fatto vaccinare, come era programmato in queste settimane. La donna è disposta a tutto per riabbracciare suo figlio, anche a perdonare l'ex e ritirare la denuncia se lui torna sui suoi passi e riporta il bimbo a casa di sua spontanea volontà, anche perché ormai è accerchiato